Ciao Enrico, ciao, ciao, ciao e ciao anche a tutti quelli che ci stanno guardando sul nostro sito oratorioaleno.it. Questa sera ho chiesto a Enrico di darci una mano, un po' del suo tempo, per confrontarci sulla nostra vita in oratorio. Su come sta andando l'anno e via dicendo, però io prima farei notare la nuova tonaca e cotta data in dotazione ai preti lionesi, ovvero questa magliettina della Roma che mi è stato detto è un regalo fatto da Don Davide. Mi sono fatto un regalo quest'estate per ben 13 euro e credo sia una delle poche soddisfazioni che quest'anno mi darà la mia Roma, ma io ci spero ancora. E la cristianità vive proiettata al futuro, ricordiamolo. Sì, qua c'è poco da sperare, però ci proviamo, dai, ci proviamo. Mi stavi dicendo quindi? Beh, parliamo un po' di come è andato l'anno. Io inizierei dall'estate perché è quella più vicina. Come è andato il Grest? Come è andata la festa dell'oratorio? Si può già tracciare un primo bilancio? Ma guarda, di per sé un bilancio complessivo dell'anno non l'ho ancora fatto nel dettaglio. Posso dire che abbiamo vissuto le attività che ci siamo programmati. Vabbè, tu poi te le puoi immaginare un po' per come si possano realizzare e grosso modo si sono realizzate come ce le eravamo immaginate. Di altri eventi al momento no, perché già è difficile far coincidere tutto quello che abbiamo messo in cantiere e allora abbiamo messo in atto quelle cose che avevamo pensato. E guarda, io devo dire che sono anche abbastanza contento perché aver accompagnato ai sacramenti dei ragazzi e le loro famiglie, aver fatto anche dei buoni cammini, e per questo bisogna anche ringraziare tutte le persone che dedicano del tempo per accompagnare e seguire questi ragazzi nella formazione, come anche di per sé l'aver condiviso con la nostra comunità dei momenti di gioia, come possono essere stati appunto la celebrazione delle prime comunioni, delle cresime, è stata una cosa bella. Poi tu mi hai chiesto prima l'estate, è stato sicuramente un momento intenso perché per noi l'estate vuol dire numeri quasi imbarazzanti, nel senso che sono esorbitanti. Siamo partiti con la festa d'oratorio, la quale ha già alle spalle un notevole lavoro di organizzazione e il tempo ci ha assistito, gli eventi sono stati anche vissuti bene, quindi contenti. Per poi passare al Grest, anche qui ora abbiamo raccolto tantissimi ragazzi, quindi un bel servizio alle famiglie, collaborazione con tante realtà. Per poi passare ancora ai campi scuola, devo dire tutto sommato una bella esperienza anche i campi scuola. Sì, qualche ragazzo un po' esuberante, ma tutto sommato buona. Abbiamo parlato della bellezza quest'anno, è un tema interessantissimo. E che abbiamo poi colto il fatto che la bellezza più ne parli più in realtà la tradisci, perché la bellezza ti trafigge. Questa è una delle cose che dai ragazzi stessi è emerso. E ora siamo qui. Di altri eventi, dicevo, non ne sono stati messi in cantiere per il momento, e anche perché prima ti dicevo che far coincidere tutte, incastrare tutte le cose che mi ha messo in programma è già complicato. Tu mi stavi parlando un po' delle realtà tradizionali, la festa dell'oratorio ha alle spalle una tradizione ormai più che decennale, la stessa cosa i Greste, anche i campi scuola, però mi stavi anche parlando prima, mi raccontavi un po' di questo proposito, per così dire, di organizzare magari un cammino, cammino che si può collegare anche alle tematiche magari trattate al gruppo adolescenti, qualcosa insomma un po' per recuperare la gioventù all'oratorio, se mi passi un po' l'espressione. Guarda, questo questa è un'idea che abbiamo per il prossimo anno, che può essere o il coronamento di un percorso con gli adolescenti, oppure una proposta non slegata, ma in realtà una proposta che forse è un po' oltre il percorso degli adolescenti, di realizzare un cammino.
per il gruppo giovani, per il gruppo dei giovani. Al momento sono solo alcune idee, ci stiamo ragionando, e questo, torno a dirti, va al di là dei percorsi adolescenti che sono già in cantiere, però è un'idea che ci piace, ci affascina, e la stiamo pensando, la stiamo programmando. Volevo chiederti dei propositi, diciamo, finita l'estate, quindi settembre, ottobre, novembre, dicembre, ci puoi anticipare qualcosa, anche magari quale sarà il tema del gruppo adolescenti, o se ci saranno in programma magari altre iniziative culturali come il Mulino delle Lettere o altre attività che sono state proposte quest'anno dall'oratorio? Il Mulino delle Lettere ho avuto in anteprima, da Enrico prima, la notizia che continuerà, e quindi ben volentieri proporremo questa altra rubrica interessante che ha riscosso interesse nello scorso anno. Poi non dimentichiamo che per noi adesso c'è in atto un cambiamento notevole. Eh sì, se ne va Monsignor Palamini, che tra l'altro lo ringraziamo per il servizio reso alla nostra parrocchia, e arriverà un Monsignore nuovo. Sì. A proposito di questo Monsignore, l'hai già sentito? E soprattutto, gli hai parlato bene di noi in caso? No, Don Renato lo conosco bene perché è stato un mio insegnante. È sicuramente un bravo prete, avremo modo di conoscerlo e di accoglierlo il prossimo 26 ottobre. L'ho incontrato recentemente con gli altri sacerdoti e viene volentieri. Chiaramente l'esperienza di Leno per lui è una cosa nuova, ma come di per sé è sempre nuova quando si comincia una nuova realtà come una parrocchia, appunto una nuova parrocchia. E un po' alla volta cammineremo insieme. Ti faccio la domanda più difficile. C'è fino adesso un momento che ti ha stupito? Tu sei qui da tanto tempo, ormai potremmo dire che hai messo le radici, e ci auguriamo di averti qui ancora a lungo, però c'è stato un momento magari quest'estate che ti ha colpito, qualcosa che non ti aspettavi, ovviamente in positivo? Ma un qualcosa di specifico? No, nel senso che di particolare, di un evento in particolare, ora non mi viene in mente, non ce l'ho. Però devo dire che le relazioni sono sempre eccedenti le nostre attese, queste sempre ti stupiscono, sia in positivo che in negativo. Io sono soddisfatto e sono contento delle relazioni che ho maturato nella nostra parrocchia, e credo che ce la giochiamo lì alla fine. Al di là delle cose che metteremo in cantiere, al di là delle programmazioni più o meno rigide, al di là della progettualità, che sono cose sagge e interessanti, però alla fine credo che te la giochi nelle relazioni. Questo vale nella tu per tu, e dove è possibile ci proviamo e ci provo. Ho anche la grazia di avere il contatto con molte famiglie, chiaramente col percorso del catechismo, con anche i colloqui personali, vengono parecchie persone a parlarmi, e poi c'è anche la componente comunitaria. Sarò forse presuntuoso, ma mi sembra di percepire che la gente di Leno mi vuole bene, e quindi forse lo stupore è il fatto che siete accettati e così apprezzati soprattutto. No, lo stupore è vedere che tutti i giorni c'è qualcuno che ti vuole bene. Questa è quasi da tatuarsi. No, è bello. Enrico, grazie per questa chiacchierata. Abbiamo detto poche cose in realtà, non è che abbiamo detto chissà quali cose. Ne abbiamo dette poche, appunto perché chi ci sta seguendo deve venire a scoprire il resto qui in oratorio. Mi auguro di intraprendere un buon anno pastorale e di condividere la mia realtà con le persone che il Signore ci farà incontrare, e di cominciare una buona esperienza anche col parroco nuovo. Grazie a tutti e continuate a seguirci. Ciao!